Allora, questo trio nasce dall'unione di tre musicisti, appunto, che 15 anni fa si sono conosciuti e hanno cominciato a suonare insieme. Abbiamo suonato con tanti artisti internazionali e dopo 15 anni è arrivato il momento di fare il nostro disco e la nostra musica. Il disco si chiama Secret Love, dal pezzo omonimo, appunto, su cui abbiamo fatto un arrangiamento originale. Vabbè, questa sera è stata la nostra prima ufficiale del Dea Trio. Non potevamo iniziare meglio, appunto, proprio perché abbiamo avuto come ospite Stefano Di Battista. Abbiamo potuto suonare per la prima volta tutte le composizioni che poi sono incluse nel disco. Per me è la prima volta a Jazz in Capri e devo dire che il nostro amico Elio veramente ha creato una cosa pazzesca per il jazz, per tutti gli abitanti di Capri, per i turisti che vengono qui. Dopo questo concerto meraviglioso a Capri presenteremo ufficialmente il disco a Pomigliano e per il futuro stiamo programmando una tournée con il trio e un ospite speciale che è un trombettista cubano. E in realtà stiamo anche pensando, insomma, primavera prossima, di registrare il secondo disco, che sarà un po' diverso da questo. Intanto vi lasciamo con la nostra musica e speriamo che vi piaccia. Ciao! La passione per il jazz nasce in un modo per me casuale, perché io vengo da una famiglia di ristoratori che così ha a che fare col mondo in realtà del cibo. Però per caso mio padre con un suo amico appunto fondarono una banda musicale nel quartiere dove vivevo, che è la Sette Camini, e così mi misero in questo calderone di bambini per fare qualcosa, appunto la musica, e da lì piano piano nacque la passione per il jazz. A 16 anni ricordo ancora che appunto comprai un disco scoperto per caso in un'edicola che era il Musica Jazz di oggi, con un disco vinile allegato all'epoca con tutti i grandi sassofonisti alto del mondo. Lo comprai e impazzì letteralmente, senza comprendere cosa fosse la musica. Mi ebbi un brivido dentro e entrai in questa passione a me sconosciuta fino a quel momento. Mi innamorai del jazz a 16 anni, per caso. Il sassofono in realtà non l'ho mai scelto, è il maestro che fu, appunto, mi disse: Stefano, devi suonare il sassofono. Io dissi: ma perché? Perché è così. Ancora lo ringrazio, in realtà io volevo suonare la tromba, però lui mi disse che il sassofono contralto pesava un po' di più, siccome era un po' più quello grandicello, diciamo, dei bambini, mi dette il sassofono, che peraltro suonai per una settimana col bocchino montato al contrario e mi dava un po' fastidio. Poi capii che doveva essere girato e mi sono ritrovato ad essere sassofonista, dunque così, per caso. Dunque, il canto sul sassofono a me piace molto perché penso che per comunicare qualcosa all'audience, ma soprattutto a noi stessi, quando suoniamo, secondo me, se riusciamo a prendere dal profondo di noi stessi delle emozioni, è buono. E le emozioni, secondo me, si prendono molto con il suono, più che con la tecnica e precisione, che contano tantissimo. Però ritengo che la comunicazione con l'anima di chi ci ascolta e di chi anche fa musica sia veramente nel suono, nel vibrato, nel modo di porre la nota in un certo modo. Quello è fondamentale. Per il resto credo che sia un obbligo imparare a essere precisi, ma non è fondamentale, secondo me, portare avanti quella cosa. Secondo me è più fondamentale portare avanti il suono. Dunque, sicuramente avvicinarsi più al canto possibile è meglio. Progetti in cantiere tanti, sicuramente quello di migliorare la propria esistenza in un mondo complesso come questo è un progetto in cantiere che cerco di portare avanti oramai da qualche mese, sperando di riuscirci, ma non è facile. Ma sicuramente, se si parla di musica, mi piacerebbe fare un progetto nuovo con della musica mia, ma mi piacerebbe anche suonare molto la musica di altri. Dunque partirei sicuramente da un progetto che ho in mente di fare con Kyle Eastwood, che è un bravissimo contrabbassista, figlio del noto, appunto, attore e regista Clint Eastwood, col quale vorremmo affrontare un lavoro probabilmente sulla musica di Ennio Morricone, che hanno già fatto in tanti. Noi lo vorremmo fare a modo nostro. Per il resto, godermi la musica per quello che è. Per cui il mio progetto è quello di, come dire, godermela, perché no, musicalmente. Thank you.
E faccio un saluto a Jazz in Capri perché è una manifestazione secondo me molto importante, perché è portata avanti da giovani musicisti che si danno tantissimo da fare per realizzare comunque qualcosa di complesso, perché sappiamo tutti che Capri è un luogo dove tutto è meraviglioso e dove può sembrare che la musica in realtà migliori poco, ma in realtà migliora molto, perché oggi mi sono reso conto che in un luogo come appunto la Certosa la musica ci sta bene, ma soprattutto unisce le persone e fa vivere una serata speciale in un posto che è già meraviglioso di base. Mi auguro che così riescano a coinvolgere anche le istituzioni in maniera più, lo posso dire, più diretta, perché è veramente un lavoro grandioso quello che stanno facendo. Io li ringrazio molto di avermi invitato, ho avuto modo di gustarmi una serata meravigliosa con un pubblico eccellente, perché qui la gente è veramente fantastica. E quando vedo queste cose posso solo fare complimenti a chi sta lì, in questo caso a Elio Coppola, Raffaele Coppola, che si sta dando da fare per continuare il settimo anno, che sarà l'anno prossimo, e che io gli auguro sia un anno di cambiamento in positivo, di avere supporti ancora più grandi di come già non ha ottenuto, gli faccio i complimenti, ma di andare avanti, insomma, di portare avanti questo festival, perché questa sera abbiamo avuto tantissimi bambini, pubblico straordinario di tutte le età, e questa è una cosa secondo me che non ha prezzo, che arricchisce il cuore di un posto così bello. Ciao Capri! Ciao Capri! Ciao! Ciao a Jazz in Capri, ciao!